Ed eccoci qui, amici di Sempre Curiosa, rientrati nella nostra seconda parte di questo appuntamento pieno di curiosità e novità e soprattutto amici. Amici che state già vedendo sullo schermo, quei due birbanti che non sono altro che Claudio Gambaro e Luca Cevasco, eccoli pronti con noi a raccontarci che cosa stanno combinando. Ciao ragazzi! Buonasera a tutti, ciao Joy, ciao Bruno, ciao a tutti gli ascoltatori. Cosa stiamo combinando? Una volta tanto non mi trovo in bicicletta, ma sono in macchina, sono nella sua macchina. È lui il conducente, altrimenti detto il conduttore. Il conduttore muto, infatti temevo muto. lo scherzo dell'ospite muto, come fa di solito Luca. Esatto, esatto. E stiamo tornando giù da Milano dopo una giornata pregna di situazioni, di appuntamenti, di sinergie che ci hanno catturati. Bravo, ecco. E ovviamente ci racconterete tutto in separata sede, perché le vostre vicissitudini spesso riportano anche aneddoti un po' particolari che non si possono raccontare in diretta. Molto particolare. Invece, a parte che speravo in un saluto anche di Luca, se gli tornasse la voce. No, ma io solo per una forma di rispetto nei confronti del collega e per non accavallarci, come si dice, per non accavallarci. E comunque volevo dire che quelli bravi, se fate caso, quelli veramente bravi fanno sempre i collegamenti in macchina mentre viaggiano, perché fingono di essere in viaggio in giro per il mondo. Tipo noi potremmo raccontarvi che torniamo, non lo so, da Los Angeles. Invece no, siamo a Vignole Borbera. Invece siete qui sotto lo studio di Sempre Curiosa, nel parcheggio. Esatto. E torniamo da Novate Milanese. Allora, invece, e così abbiamo detto nome e cognome, Novate Milanese. Novate non parti. Così sappiamo tutto. Poi ci racconterete i dettagli. Invece, parliamo un po' anche di Sanremo. Voi che siete stati presenti durante appunto il festival proprio nella cittadina ligure, ovviamente noi cerchiamo qualche retroscena da buoni curiosi, no? Speriamo che voi abbiate qualche curiosità che non si è sentita ancora. Ai, che cosa vi posso raccontare? Vabbè, è stata una settimana intensa, ovviamente, perché ci siamo divisi, insomma, io personalmente mi sono un po' diviso tra la diretta mattutina con Radio Sanremo e con altri impegni, con i vari eventi collaterali a Villa Ormonde, al Grand Hotel des Anglais, al Morgana. Insomma, tanti eventi collaterali, tante situazioni, una fatica incredibile, perché davvero ho passato una settimana correndo da un posto all'altro, però Sanremo è anche questo. E situazioni, forse non si è sentito parlare di un tale che è caduto dentro la fontana, quella con scritto Sanremo, ad esempio, ecco, che non è, no, non è Luca Cevasco, no, per una volta non è lui. Però un signore anche di una certa età, cioè di mezza età, è cascato nella fontana, tra l'altro mentre stavamo girando una cosa particolare per la televisione. Allora l'avranno fatto apposta, scenografia, certo. No? Sapendo di essere ripresi. Esatto. Comunque siete fantastici, è bello parlare di Sanremo, del festival, e non parlare di musica, per fare qualcosa di diverso e per andare controcorrente. Certo. Mi piace molto. Luca, dicevamo, anche tu sei stato a Sanremo, raccontaci anche tu qualcosa della tua esperienza di questo festival 2023. Vabbè, io sono andato giù come inviato speciale di una radio milanese che si chiama Street Radio International, che è detta così, Street Radio International! Niente, poi una radio di Buccinasco, però vi saluto, sono veramente fantastici, e saluto anche il nostro comune amico Roberto Turati, che è venuto a far danni a Sanremo, anche lui, cioè l'inventore dell'Italo Desper. Il primo batterista dei Decibel. Bravo, esatto. Tra l'altro. Il primo batterista dei Decibel. Che dire, no, io ho visto il giorno che poi l'unico giorno che ci siamo incrociati con Claudio all'Hotel des Anglais, mitico Hotel des Anglais di Sanremo, sono andato faccia a faccia con i cugini di campagna, quasi lingua in lingua, quasi. Addirittura.
Sì, quasi sì. Ho scoperto che Ivano zoppica tantissimo, poveretto. Sarà colpa degli zatteroni. Esatto, però hanno cantato una versione di Anima Mia, potrei dire solo quasi per me, diciamo, ecco. Wow. Che emozione. Che emozione. Beh, che sono cose che non si dimenticano. È vero, è vero. Vabbè, il festival è sempre una formula di chiacchiera, no? Sia prima che durante, sì, che dopo. Allora, sì, sì, secondo voi, visto che siete stati lì presenti, non parliamo delle canzoni, parliamo anche un po' dei pettegolezzi, che sono gli argomenti che divertono un po' di più anche gli spettatori a casa. Qual è stato il personaggio più chiacchierato fra i presenti al Festival di Sanremo? Voi che avete vissuto anche qualche retroscena, insomma, quello che ci è stato detto dai giornali, dalle TV, l'abbiamo visto un po' anche noi, no? Il classico Blanco, i calci e i fiori, il bacio fatidico, no? Tra Fedez e Rosa Chemical. Ma secondo voi, dai retroscena, qual è stato il personaggio più chiacchierato? Ma sicuramente si è parlato molto del monologo che ha fatto Roberto Benigni. Si è parlato anche della parrucchiera di Anna Oxa. No, Anna Oxa è piaciuta, non è piaciuta? A me personalmente è piaciuta la canzone. Poi certo che sicuramente il suo look, specialmente la serata dei capelli alla Bob Marley, poteva essere curato un po' meglio, anche perché siamo sempre stati abituati a dei look molto significativi, no? Molto importanti per quanto riguarda Anna Oxa. Quindi è stato quello forse il momento più chiacchierato, ma anche, come dicevi tu, i calci alle piante da parte di Blanco. Poi ovviamente anche il vestito della Ferragni, tutta la parte gossip che riguarda la Ferragni e Fedez, perché poi tutto ricade alla fine, si parla di quello, cioè si parla di gossip. Esatto. E le canzoni, ahimè, vengono sempre messe un po' in secondo piano. E il festival è anche questo, il festival, poi magari le canzoni si gustano anche quando è finito, e invece durante il bello è anche scoprire appunto pettegolezzi e crearne pettegolezzi. Luca, tu invece cosa dici? Chi hai sentito più chiacchierato? Concordo col collega Claudio Gambaro su Anna Oxa, ma la canzone l'avesse anche cantata sarebbe stata ancora più bella, ma va bene così, insomma. No, io la serata invece che non eravamo con Claudio, la serata in cui Blanco ha preso a calci i fiori, io per solidarietà mi sono preso a calci da solo, così. Un minuto dopo ho detto, perché non potendo prendere a calci nessuno, mi sono preso a calci da solo, che è anche un'impresa, non è facile, voglio dire, bisogna essere dei contorsionisti. Per quanto riguarda i gossip, ne ho sentito uno bellissimo sulla Ferragni, che mi ha raccontato non posso dire un amico, ma un conoscente, ma non farò mai il nome neanche sotto tortura, che è uno dei fotografi di TV Surrese Canzoni, che ha detto che ha fatto impazzire letteralmente tutti, perché pretendeva di fare la foto da sola senza le altre tre compagne di avventura, diciamo, e si sono dovuti inventare la qualunque, quindi li ha fatti praticamente impazzire. E poi sono riuscito, questa qui è la cosa, forse neanche Claudio sapeva, sono l'unica cosa, diciamo, un po' più rock che sono riuscito a fare, è intrufolarmi nella postazione dove Fedez fa un mucchio selvaggio e dire due parole fuori onda, ma le ho dette. Situazione, devo dire, interessante quella, sì, sì. Sì, ma poi devo dire che le canzoni che sembra che no, le canzoni ci sono piaciute, dai, tutto sommato, anche i giovani, ad esempio Cenere, la canzone che ha portato al successo, chi era? Lazzarone. No, adesso stiamo scherzando. Lazzarone. E faceva, sai, Cenere, sì, quella che ha vinto l'anno scorso a Sanremo. Poi c'era anche Polvere. Soprattutto l'entusiasmo. No, la canzone è molto bella, però sì, ecco, sì, un ragazzo molto cupo. Questa canzone è piaciuta tanto anche al nostro regista Bruno Santoro. Quindi è stata la tua preferita, Claudio, del festival? Io devo dire che Mengoni, è stata quella di Mengoni una vittoria strameritata, perché forse sì, è veramente l'unico cantante vero, bravo, di tutti i 28 in gara.
quindi un bravo cantante, una bella voce e anche una bella canzone. E per quanto riguarda la bella voce, ci sarebbe anche Giorgia in lista, però la canzone di Giorgia ha convinto poco un po' tutti, anche in sala stampa, devo dire, eppure è una cantante, una donna che ha fatto dei grandi successi, magari è un momento così oscuro della sua carriera. Luca, poi Luca, anche te, il brano che Eccolo. Hai preferito di più, perché siamo proprio al limite del tempo, quindi voglio sentire tutti e due. Guardate che c'è Mike Buongiorno che mi sta chiamando. Vabbè, poi Mr. Rain, a me è piaciuta molto. Sì. Ma poi Polvere, quella di Ruggeri, mi è piaciuta molto, devo dire moltissimo. No, vabbè, Mengoni gioca un altro campionato. Devo dire che Mengoni subito non mi si appiccicava, non ci credete, ogni volta che la sento mi fa... Ci sono un paio di passaggi dove mi commuovo, veramente, lo dico davvero. Poi il resto l'ho trovato abbastanza sul mediocre. Okay. No, ripeto, bella la canzone di Anna Ox, peccato che l'abbia rovinata lei. Se si può dire questa cosa. Allora, ragazzi, l'ultima domanda velocissima, perché veramente ci dobbiamo salutare. Nostalgicamente parlando, il Sanremo che avete amato di più? Beh, in comune, cioè, allora, secondo me quello che io ho un Sanremo preferito, che è quello dell'84, e Luca ne ha sicuramente un altro, però insieme, cioè io parlo anche per lui adesso, il nostro Sanremo è quello del 92. Sì, è vero. Aeroplani italiani, zitti. Secondo di Silenzio. Esatto, e, insomma, Portami a ballare, Barbarossa. E altre canzoni di statuto, sì, insomma, tante cose. Abbiamo vinto il Festi d'Azienda con Spunta alla Zona del Monte, eccetera, eccetera. Sì, credo che il 92 sia uno dei festival più interessanti di Aragozzini, tra l'altro, festival innovativo, il ritorno dell'orchestra, eccetera, eccetera, eccetera. Io devo dire, sono sicuramente d'accordo col collega, anche perché l'anno che io e lui ci siamo conosciuti, quindi è una specie di... È un festival di amore, praticamente. No, un festival di amore, ma io poi sono particolarmente legato al Festival del 90, l'unico che non hanno fatto a Sanremo, ma al Mercato dei Fiori di Armaditaggia, perché quell'anno lì è l'anno che io ho iniziato a fare la radio e scoprivo veramente la magia di questo mondo radiofonico. Siete, 1990-92. Non vi lascerei mai, però purtroppo siamo arrivati ora alla ci facciamo fine, così sì. Facciamo come Rosa Chemical e Fedez e adesso andiamo alla toilette dell'autogrill non ce la facciamo più. Ciao ragazzi, grazie, alla prossima, buon viaggio, perché ora amico si vede nel momento del bisogno. ciao un bacione, ciao, baci. E noi torniamo per ricordare quelli che sono i contatti di Sempre Curiosa. Ed ecco qui che vicino a me vedete il nostro sito www.semprecuriosa.it, dove trovate tutti i nostri articoli e tutte le curiosità che pubblichiamo quotidianamente. Redazione semprecuriosa@gmail.com se volete scriverci. @semprecuriosa su Facebook, @semprecuriosa blog su Instagram. Mi raccomando, non siate timidi, scriveteci e suggeriteci anche i vostri argomenti. Sempre Curiosa oggi finisce qui, ma ci rivediamo ovviamente nella prossima puntata, quindi aspettateci. Salutiamo e ringraziamo la nostra redazione, Bruno Santoro, e la nostra mascotte, Ralfino. Un bacio da Joy, super gigante, davvero, alla prossima puntata. Ciao! Associazione Musica Amica presenta i corsi annuali di alto perfezionamento di chitarra sotto la guida del prestigioso insegnante Pietro Locatto. Gli splendidi scenari di Santa Margherita Ligure faranno da culla al percorso di studi da novembre a giugno a Villa Durazzo con la direzione artistica di Giovanna Savino. Per info e iscrizioni
as.musicamica.ge@gmail.com. Musica Amica, un mondo di opportunità.